È lunedì 18 febbraio, bentrovate e bentrovati a tutti in diretta con il nostro aperitivo, con il nostro Happy Hour Canale 11. Abbiamo quasi due ore di diretta da passare insieme, poi oggi lunedì si parlerà di sport sulla nostra emittente, qui su Canale 11, quindi questa sera appuntamento con lo sport. Intanto in queste due ore siamo qua per berci un aperitivo, per raccontarci un po' quello che è successo nel fine settimana, molti gli eventi sportivi, eventi musicali, eventi di tutti i generi, ultimi carnevali che si sono festeggiati in giro, dal carnevale ambrosiano che è quello un po' più lungo a terminare, a tutti gli altri carnevali che si sono festeggiati nei vari paesi. Poi avremo da giocare come sempre con il centro benessere, vi regaleremo un biglietto nella prima ora e un biglietto nella seconda ora per accedere al centro benessere del Club Hotel Dante Cervia. Tra l'altro vi dico che sta per arrivare una nuova perturbazione, tutti gli esperti già prevedono pioggia e neve da giovedì in poi, quindi l'arrivo di nuovo ancora una volta purtroppo del freddo, quindi noi vi suggeriamo ancora una volta un posto caldo e a maggior ragione vi regaleremo un ingresso per andare al centro benessere del Club Hotel Dante Cervia. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno già guardando su Canale 11, quelli che ci stanno guardando invece in streaming su canale11.tv, siamo online. Saluto Stefano Mazzesi che è in regia, ciao Stefano! Ciao Angelo, ciao a tutti. Buona serata, buon lavoro e allora cominciamo subito perché oggi è lunedì 18 e cosa si fa il lunedì? Allora il lunedì uno dice basta, mi iscrivo in palestra, è lunedì, comincio la dieta, voglio dimagrire, voglio mettermi in forma. Come? Con il bodybuilding, con yoga, beh con yoga non è che poi si dimagrisce molto, si allena più lo spirito, con... nuoto, la corsa, con il ballo, ecco il ballo, è un argomento a me sconosciuto, nel senso che proprio fatemi fare ogni sport ma non fatemi ballare perché sono un po' scoordinato. E allora tra pochi istanti parliamo di ballo e parliamo soprattutto di Zumba, che è un'attività che unisce ballo e fitness, che va tantissimo di moda, tanto che ci sono anche i giochi della PlayStation e della Wii che vi fanno fare lo Zumba. Tra pochi secondi con me via Skype collegata da Milano un insegnante, una ballerina insegnante di Zumba. E allora Stefano, mettici il jingle Happy Hour 11 e vi presento la nostra ospite. Vai col jingle! Happy Hour Canale 11 in diretta alle 19:08. Allora ci colleghiamo con Milano e diamo la buonasera a Elisabeth. Ciao Elisabeth, benvenuta. Ciao Angelo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Elisabeth, originaria di Cuba, da 5 anni a Milano, ballerina e insegnante di Zumba. Dico bene? Sì, sono una ballerina, nasco come ballerina di tutti i balli latinoamericani e caraibici, diciamo con lo stile cubano, perché sono cubana, afro-cubani, reggaeton, tutti i balli in generale, e adesso sto facendo lo stile di Zumba Fitness Party, uno stile bello, particolare e unico in questo momento. Va di moda e praticamente, come dicevi bene prima, uh-huh. È lunedì, quindi è il momento di iscriversi in palestra. Ecco. Diciamo sì. Il fitness, diciamo, abbinati a tutti i balli latinoamericani e caraibici. Ma quello che ti voglio chiedere, Elisabeth, cioè Zumba è il tipo di danza o il tipo di musica o il tipo di esercizio che si fa? Cioè lo Zumba che cos'è di preciso? Ecco, lo Zumba è una nuova forma di fare fitness, che praticamente sono tutti balli latinoamericani e internazionali che si abbinano al fitness, quindi ci si diverte, si perde peso, si tonifica e aumenta l'autostima, perché no, perché non devi pensare per perdere peso, quindi è divertentissimo e si impara anche un pochino a ballare, perché no. Quanto è faticoso da 1 a 10?
La fatica non la senti, Angelo. Sinceramente, le allieve quando finiscono le mie lezioni mi dicono: ah, è già passata un'ora, è passata in fretta, nonostante che sono tutte sudate perché ad alto ritmo cardiovascolare, quindi si perde tantissimo peso, ci si tonifica, però non senti la fatica. Cioè, e quindi una lezione, Elizabeth, quanto dura? Circa un'ora, 50 minuti, un'ora? Allora, ci sono le lezioni di 45 minuti, ci sono le lezioni di un'ora, dipende. Ogni palestra, diciamo, le palestre generalmente fanno 45 minuti, le scuole di ballo fanno invece un'oretta. In questo praticamente fai un riscaldamento, poi fai una tonificazione, cardio, poi il defaticamento, però tutto composto di coreografie con i balli, diciamo, latinoamericani, i Quindi più, diciamo, la salsa, caldi. quindi come i latinoamericani c'è la salsa, la bachata, il merengue. Salsa, bachata, merengue, reggaeton, samba. E, diciamo tutti i balli latinoamericani e caraibici. Per quello, una volta che impari questa coreografia di questi balli abbinati al fitness, ti ripetono sempre, quindi non devi pensare, ma scarichi tutta la tensione della settimana, Ho affronti la capito. settimana di lavoro con un altro spirito. Beh, guarda, a giudicare dal sorriso e dalla tua simpatia, verrebbe già voglia di iscriversi a un corso di Zumba, perché sei molto simpatica e molto carina. Grazie, grazie. Ma Venite tutti a fare questo Zumba Party. Esatto, Che ma divertente. adesso ci dirai anche dove lo fai, ma prima ti voglio chiedere un po' come sono le donne italiane e che età hanno le donne che vengono ai tuoi corsi, cioè dalle più giovani a quelle un po' più grandicelle. Questa è la parte più bella, Angelo, perché praticamente lo Zumba è un fitness che possono fare tutti, tutti in generale, maschi, femmine, di tutte le età, perché ti spiego, ci sono nello Zumba tante attività come lo Zumba Gold, ad esempio sono per le persone di una certa età o chi incomincia, lo Zumba Atomic è per i bambini da 4 a 12 anni circa, lo Zumba Acqua lo fanno tutti. Zumba Toning e personificare con i bastoni, quindi raccoglie tutte le età, non c'è limite di età e si può sempre incominciare perché ripetendosi sempre queste belle coreografie, li impari senza problemi. Non è una lezione di ballo, ma è una lezione di fitness. Beh, tu quanti, cioè tu hai degli uomini che seguono i tuoi corsi, Elisabeth, ce ne sono? Certamente, ci sono gli uomini che poi questa musica appassiona tutti perché il 70% di una lezione di Zumba sono proprio queste belle musiche latinoamericane, internazionali, un pochino tutti i generi. Ho capito, ho capito. Senti Elisabeth, allora per chi adesso è rimasto un po' affascinato dal mondo dello Zumba e da te in particolare, dove e come ti possiamo trovare? Cioè sia dove sei tu, ma anche se hai una pagina Facebook, so che tu sei su internet, hai, ad esempio hai un profilo LinkedIn, se non sbaglio. Sì, io sono a Milano e di preciso sono a Brugherio, sono a Vimodrone, diciamo con le lezioni di Zumba, sono a Cassina de' Pecchi, diciamo un pochino dappertutto. In questo momento sono in questi posti che faccio le lezioni. Il mio profilo è Elisabeth Orasma, per chi mi vuole cercare su YouTube, che lì vede comunque dei video non solo di questo, ma anche, diciamo, di ballerina, di tutti gli stili latinoamericani come stile, diciamo. Certo. Allora adesso io farò vedere, poi faremo vedere insomma intanto la diretta che stiamo facendo, poi vedrò magari di far vedere anche il tuo profilo, così chi vuol saperne di più ti viene anche a cercare, ok? Sì, va bene. Elisabeth, è stato un grande piacere, grazie e in bocca al lupo e buon proseguimento per la tua avventura da ballerina e insegnante di Zumba.
Grazie, grazie anche per me, grazie Angelo. Ciao. Buona serata e buon proseguimento. Ciao grazie, a tutti. Grazie mille. Allora, vi avete visto, siamo partiti alla grande questa settimana con Elizabeth. Intanto, brava, glielo diamo proprio per scontato che è molto brava, molto carina. Siamo partiti parlando di Zumba, quindi di musica, di fitness, di party, lo ha detto lei, di party. E allora è partita anche la festa di Happy Hour Canale 11. Facciamo una pausa e tra poco ci rivediamo qua. Vi aspetto.